Sulla luce do vento è un frase do mor che con raggia d'estima tra i scheggi ti non ti credi ai tuoi giri che d'inverno non è mai nessuno. Ci troviamo sul lungomare e precisamente sull'estrema punta a sud-ovest dell'isola. Qui inizia e finisce la Sardegna. C'è un ricordo particolare che mi lega a questo punto perché noi qui prima avevamo il nostro magazzino. Si vinificava qui perché io sono figlio di un contadino e la trasformazione delle uve in vino veniva eseguita qui. Questo era solo un porto pescatori. Fra le altre cose non esisteva neanche questo braccio di protezione al porto, l'ansa era completamente aperta e in attesa che arrivasse il nostro carro con l'uva si è verificato un episodio inconsueto, inaudito. Un gruppo di 3 o 4 pesci limone si sono ingolfati nel porto. Al sentire la velocità e il rumore sembravano dei motori fuori bordo. Ed era inconsueto perché allora gommoni fuori bordo non esistevano, quindi la curiosità ha attratto me e tante persone che si trovavano qui in zona. Un pescatore che si trovava a bordo rassettando delle reti pensò di prendere una latta di quella che si trovava lì a bordo con un bastone di legno chiamato a Giorgio, che poi sarebbe la barra del timone. Battendo sulla latta, questi pesci si sono ancora di più esagitati, che hanno assunto una velocità inconsueta e poi sono stramazzati sulla battigia, che allora non era così, il lungomare era un banco di alghe di Poseidonia e niente di più. Si sono modificate le cose, però nella mia memoria rimangono questi ricordi così importanti che mi sono sentito in dovere e in piacere di raccontare, perché sono un tassello importante della storia di Caraseta anche questo. Vedo me paese di me vedo paese. Questa canzone dedico a te. Troviamo all'ingresso del nuraghe Ricco Scarperino, che è il punto più alto di Caraseta, il territorio di Caraseta, che in effetti domina Caraseta e quindi metà dell'isola di Sant'Antioco. Si tratta di un nuraghe complesso, che cioè è costituito da un corpo centrale, ossia una torre circondata da 2, forse altre 3 torri aggiunte probabilmente successivamente alla prima fondazione. Questa è la scala che permette di scendere, però le pietre hanno occluso il passaggio per cui non si può più visitare. Però ho avuto la possibilità di accedere a un altro bricco che si chiama Bricco delle Piane, che si trova lì giù e che pare che dicessero che fosse collegato attraverso un cunicolo a questo Bricco Scarperino. È in comunicazione visiva con almeno altri 8-9 nuraghi, la gran parte dei quali però si ritrovano nel territorio dell'isola di Caraseta, quello del Bricco Susinedu, del Bricco di Ciotti, di Spiaggia Grande, eccetera. C'era un'apertura abbastanza ridotta, era circa 50 centimetri di altezza, per cui bisognava strisciare addirittura per circa 1,5-2 metri. Quando siamo arrivati in direzione dell'apertura, questa apertura continuava a essere circa 50 centimetri di altezza, quindi dovevi continuare a strisciare. Ricordo che questa apertura era sorretta da un masso grande
svoltando sulla sinistra si accedeva a uno stanzone grande, e poi questo stanzone grande era costruito come una specie di trullo, no? Con tutte le pietre intorno e un foro di circa 40 centimetri forse per l'aria. Invece entrando sulla destra c'era un altro passaggio, che però questo passaggio era stato occluso anche quello, e pare che questo passaggio mettesse in comunicazione il Bricco delle Chiane con questo Bricco Scarperino, che è il più grande. Non è assolutamente verosimile che esista un passaggio sotterraneo tra questo o altri edifici della zona più o meno vicini o lontani. Questa è una leggenda che per la verità è frequentissima in Sardegna e riguarda non solamente i nuraghi, ma anche addirittura castelli medioevali o strutture di epoca diversa. Sapevo che c'era già stata gente, però il fatto che c'entrassi io mi aspettavo magari di vedere un qualcosa che magari nessun altro, a qualcuno gli era sfuggito. Prendermi un pezzo di storia e farlo mio, viverlo io, insomma, in questo modo. Circa l'età di frequentazione e di fondazione del sito non disponiamo ancora di dati certi, poiché non sono stati ancora effettuati scavi sistematici in loco. Però la struttura dell'edificio e anche i ritrovamenti di superficie sembrano datare la frequentazione del sito tra il 1500 e l'arrivo dei coloni fenici intorno al 700 avanti Cristo. Però vi sono anche altre testimonianze di epoche diverse, tra i 7 e i 5000 anni avanti la nostra era. Madonna che ti incantovi anche c'è. Temoiste tu d'Andrea. Sei mai stato ad Andrea? Lì in riva del mare c'è un posto tranquillo, una spiaggetta incantata, le barche ormeggiate, sembra che parlano d'amore, e una luce lontana riflette un sole. Questa è la mia casa, dove sono nato, dove tuttora abito. Mi ricordo che qui c'era un muretto, qui passava il treno che trasportava carbone, personale, gente che lavorava in miniera. E specialmente la domenica questo treno era lunghissimo, perché portava tutta la gente qui a Caraseta a fare il bagno nelle spiagge. Dopo la ferrovia c'era il mare. Vedevo i pesci. Ecco, qui arrivavo al mare, qui c'erano degli scogli dove io sapevo scoglio per scoglio dove c'era la casetta del polpo, immancabilmente andavo lì, lo trovavo sempre, lo prendevo, dopo due giorni ci riandavo e c'era uno scoglio lì rotondo, lo chiamavamo l'isolotto, sembrava un fungo, bello, con le nostre barchette andavamo lì a giocare tutto il giorno. Te brucia l'anima. Tutto il discorso che ho fatto prima è legato a questa canzone, che questo grande amico, posso chiamarlo grande poeta, perché non è solo questa che ha scritto, ne ha scritto anche tante altre, però me l'ha regalata per il mio compleanno. Per me è stato il regalo più bello, mi commuove, della mia vita. E che qualcosa tendrà in tu che brucia l'anima. Cade sera tu che per me le puoi te la cantò.
basta una chitarra per fotte a voti le cue de canto. Vedi che io mi paese. Qui siamo a Spiaggia Grande, esattamente nel punto preciso della batteria di Spiaggia Grande, che nel 15-18 era armata dall'artiglieria costiera, poi nel 35 è passata alla marina militare. Di questa batteria ricordo, all'età di 6 anni, che qui tra Calasetta e Capoforte c'era un vapore tedesco catturato alla marina tedesca e l'avevano colpito, insomma, leggermente. L'hanno portato qui. Esattamente la notte prima di partire è venuto un sottomarino e l'ha silurato e l'ha mandato a fondo. Però oltre al silurare lì ha sparato delle cannonate verso Capoforte. Un proiettile è partito e è andato a finire nell'abitazione di Capoforte. C'erano due signorine insegnanti che stavano a vedere. Il colpo del proiettile prende sull'architrave, rompe la cosa e butta giù la cosa, la terrazza, e ha buttato giù anche le due ragazze e sono morte. Ricordo questo particolare perché proprio in quella casa, quella notte lì, mio babbo era a Capoforte. Ricordo che mio babbo era andato a Capoforte per comprare gli ordigni per fare la presa dell'uva, il torchio così chiamato in dialetto. Mia mamma, quando ha sentito le cannonate, si è impaurita, passa un pescatore, la chiama e dice: Biagio, cosa succede? C'è bombardato Capoforte. Ma c'è mio marito, marito. Pensa che sulla banchina ci sono i morti come le bacche dei cinepri sotto le piante. I morti erano così, mamma sente così disperata, torna a casa, abbracciano i figli, dice: e cosa facciamo? Cosa vuoi fare? Cosa facciamo? Era ancora buio, mi ricordo che come sparavano, perché poi ha sparato la batteria, il lampo della cannonata illuminava e mi ricordo che c'era la finestra aperta a casa mia e si vedeva il lampo della cannonata. È arrivato mio babbo e mia mamma dice, mio babbo si chiamava Battista, c'è Battista, dice: cosa facciamo? La gente dice: sta scappando dal paese. E lei, quando vuoi scappare, dove va? E dice: andiamo in campagna anche noi. Ma va, dice che non viene più sotto. Infatti non era più venuto sotto marino. E noi eravamo rimasti in paese. Mamma, la gente alla sera armavano e partivano tutti in campagna. Al mattino ritornavano. Quando il grano maturava e la luna al cielo risplendeva, forte mi stringevi. Un ricordo che è un po' lontano, risale al 1978. Io e un mio carissimo amico decidemmo di organizzare, di realizzare per la prima volta a Calasetta un piccolo chiosco, un piccolo casotto sulla spiaggia. Per me sicuramente la spiaggia più bella di questo paese. Un casotto realizzato completamente da noi due, in legno, in canne, quindi una cosa anche all'epoca avveniristica. Questo chiosco è stato molto importante. Seguirono il mio esempio e quindi una serie di paesani dall'anno successivo, non solo qui alle Saline ma anche a Spiaggia Grande, anche alla spiaggia Sottotorre, decisero di creare questi piccoli casotti per appunto offrire ai turisti gelati, bibite, panini, realizzando anche poi qualche posto di lavoro, che non è sicuramente poi in un paese di mare come questo non è sicuramente di poco conto, ecco. La mattina era un via vai di persone che venivano a chiedere consigli, indicazioni, era diventato quasi un ufficio turistico. Il chiosco era diventato un luogo di ritrovo, venivano i ragazzi, i turisti, ma non soltanto i turisti, anche i calasettani. Fu un'esperienza veramente molto interessante e molto bella.
non solo, ma mi permise anche di guadagnare qualche soldino che all'epoca, studente universitario, era per me sicuramente una cosa di non poco conto. Che rappresenta un momento fondamentale della mia vita. Si presentò un giorno un gruppo di ragazze romane a chiedere notizie e a chiedere anche appunto quindi dei panini, delle bibite, eccetera. E tra queste persone... Io venni qui con alcune mie amiche e conobbi Costantino. Non finì il 30 di agosto del 78, ma continuò nel tempo e divenne poi mia moglie. Da allora sono tornato ogni anno, perché poi ovviamente mi sono sposata, abbiamo avuto un figlio, e quindi ogni anno torno in questo paese trovandolo sempre più bello, anche se naturalmente rispetto a tanti anni fa è molto cambiato. Dopo 24 anni siamo ancora qui, dopo l'esperienza del chiosco. Il chiosco ancora esiste, eccolo qua, come vedete. A te vai poi un momento, mi fermo te. E ti dato tristezza. A senagno, l'ultimo insieme a una serenota, e poi a regalo questa canzone che dulce melodia. Questo è il punto, è il cuore del paese, dove si fanno i concerti qui in questa piazza, dove d'estate si va giù, anche di notte si va sempre al mare, si vanno a fare le passeggiate qui a lungomare, ed è un po' il nostro giardino questo. Tutti quanti ci abbiamo fatto l'infanzia, i nostri giochi, i nostri primi amori, le nostre passioni. E le abbiamo lasciate qui, dove un mio amico, un carissimo amico, Salvatore Fulchieri, noto in arte Frisché, ha scritto e dedicato una canzone a me intitolata Cade sì da una volta. E inizia come se fosse un dialogo fra una persona anziana e uno dei nostri tempi. Perché, perché, perché ti vegli a chiedere queste storie chi? Perché ti vieni a chiedere proprio a me queste cose? Il tempo passa su via tutti i nostri piccini destini. Le cose che mi ricordo non interessano a nessuno. Proprio qui sotto torre non c'è nient'altro che casa e mo. E tanto, tanto silenzio che solo il vento può rompere. Oh quanti, quanti ricordi che venga in mente o barbo te che e vigne fin a macori favan verdi terre l'angiaui che quanti ricordi c'erano, le vigne arrivavano fino a Macori, adesso non ci sono manco più quelle. Pastelli su tonsù petesce cuffi la vita. Che cose belle del suo paese a caressaldo mo. Cose de chi decade se da conosciure solo chi accade se da da gente che pecade se da prevencia pelle quello fra i duche. Comunque è una canzone legata ai tempi della mia infanzia, chiaramente, della mia gioventù. In gruppo in tagua, mi posso ci canto. Respira canto
sereno da gente fanno adesso. Qua chi torna in mano e sa fermare.